7 è il numero dei brevetti speciali che la Marina Militare ha consegnato al termine del 72° corso ordinario, nella cerimonia ufficiale svoltasi al comando raggruppamento subacquei di incursori. Il numero 7 rappresenta in molte culture protezione e sicurezza. Protezione e sicurezza, proprio come due dei molteplici compiti che neoarditi incursori dovranno garantire nelle loro missioni in patria e in rischiosi teatri operativi extraterritoriali, sempre in difesa della marittimità del paese e degli interessi strategici nazionali. Nel silenzio delle loro identità, i 7 militari hanno ricevuto l'agognato Basco Verde, simbolo esclusivo dell'appartenenza a questo corpo d'élite, e che arriva dopo un durissimo periodo di addestramento, dove hanno imparato ad agire negli ambienti nei quali saranno chiamati ad operare, sul mare, negli abissi, nel cielo e per terra. Accolti dal contrammiraglio Massimiliano Rossi, comandante del raggruppamento subacqueo di incursori, hanno preso parte all'evento il sottosegretario di Stato alla Difesa, il senatore Stefania Pucciarelli, il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, e il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino. Oggi brevettiamo 7 nuovi incursori, un corpo d'élite della Marina Militare e della Difesa. Un corso altamente selettivo, soltanto 7 hanno conseguito il brevetto su 49 che hanno iniziato, quindi meno del 15%, il corso più impegnativo che c'è nella Marina Militare. E nel silenzio serviranno l'Italia. Per i 7 militari, così come per tutto il gruppo operativo incursori, parleranno il coraggio, le imprese e il valore che metteranno in campo in ogni compito loro assegnato dalla Forza Armata.